Esercizio numero 3, una spira quadrata all'interno di un solenoide, inizialmente posta in direzione perpendicolare al campo B del solenoide. Bisogna calcolare e disegnare le forze su ciascun lato della spira e poi disegnare la spira nella sua posizione finale di equilibrio stabile. Tutto naturalmente con ampio ragionamento visibile. Io svolgo l'esercizio nella versione semplificata, senza discutere il momento magnetico della spira, né il momento torcente che fa ruotare la spira, dal momento che anche i video di teoria su questa parte erano stati lasciati facoltativi. Qua su in alto abbiamo tutti i dati del solenoide e della spira. Sono indicate anche le correnti che scorrono nel solenoide, indicata con la lettera I maiuscola, e nella spira la corrente indicata con la lettera I minuscola. Per prima cosa disegniamo il campo B generato all'interno del solenoide, che va verso il basso. Infatti con la regola della mano destra numero 1, mettendo le dita lungo la corrente del solenoide I grande, il pollice va verso il basso e ha il campo magnetico, induzione magnetica. Ora analizziamo le forze su ciascun lato della spira. Innanzitutto i due lati verticali non subiscono nessuna forza perché la corrente scorre nella stessa direzione in cui è messo il campo B. Sappiamo che quando un filo percorso da corrente è allineato con il campo B non subisce nessuna forza magnetica. Viceversa, negli altri due tratti AB e CD la corrente scorre perpendicolarmente al campo B e quindi la forza magnetica è massima. La forza magnetica su AB entra dentro il foglio, la forza magnetica su CD esce verso di noi. La dimostrazione è l'applicazione della regola della mano destra numero 2 che descrive la formula di Faraday. Qui per il tratto AB, qua per il tratto CD, infatti vediamo che poniamo la corrente che subisce il campo B lungo il pollice verso destra, tratto AB, il campo B va verso il basso e quindi con la regola della mano destra, pollice, indice, il medio va verso dentro l'interno del foglio, dentro al foglio. Invece sul tratto CD la corrente è rovesciata rispetto a prima e la forza viene verso di noi. Questa, come al solito, è la dimostrazione dell'applicazione della regola della mano destra numero 2. Qui c'è anche indicato l'angolo di 90 gradi pi greco mezzi tra questi i soliti due vettori, che sono la corrente AB che va verso destra, la corrente, e il campo B. Anche qui l'angolo di 90 gradi tra la corrente che stavolta va verso sinistra, stiamo parlando infatti del tratto CD, e il campo B. Proprio perché l'angolo è di 90 gradi, il seno dell'angolo fa 1. E passando dalle formule vettoriali alle formule scalari, basta moltiplicare quindi la corrente, sempre la corrente che subisce, quindi è la corrente della spira, per la lunghezza dei lati, di ciascun lato, per il campo B nel quale questa spira è immersa. Queste due forze, FAB e FCD, cioè questa forza che entra e questa che esce, sono uguali come intensità, cioè come modulo. E appunto valgono ILB, I 14 A, la corrente della spira, L 3 cm, e B ce lo dobbiamo calcolare con la formula del solenoide. Mi0 Ni, Mi0 la conosciamo, 4π per 10 alla meno 7 newton su ampere quadrato, I è la corrente che scorre nel solenoide, 10 A, e N è la densità lineare di spire. Il testo dice che sono 6.000 spire in 15 cm, fanno 40.000 spire al metro. Sostituendo questi valori nella formula viene un campo molto intenso di circa mezzo tesla. Adesso, sostituendo questo campo B, questo valore, nella formula delle forze, risulta una forza di 0,21 newton, che è piuttosto intensa per essere una forza magnetica. Infine c'è da disegnare la posizione di equilibrio finale. Bisogna capire queste due forze, uguali e opposte, che costituiscono quella che si chiama una coppia di forze. Bisogna capire questa coppia di forze che effetto ha sulla spira. Ha l'effetto di farla ruotare, in quanto questo lato viene spinto dentro al foglio, diciamo, e questo lato invece viene tirato fuori dal foglio. Quindi, alla fine, la posizione di equilibrio sarà quella di una spira adagiata su un piano orizzontale, con le due forze
da 0,21 newton che abbiamo calcolato prima, che sono queste due sui tratti AB e CD, due forze uguali opposte che non faranno più ruotare la spira perché adesso non costituiscono più nessun momento torcente, in quanto hanno la stessa retta d'azione. Inoltre, durante la rotazione dalla posizione iniziale a quella finale, progressivamente nascono anche due forze uguali opposte sugli altri due lati, quelli che inizialmente erano due lati verticali, BC e DA, e al termine della rotazione, con la spira adagiata in orizzontale, queste due forze saranno di 0,21 newton anche loro, quindi avremo quattro forze tutte uguali, 0,21 newton, che cercheranno di stendere e di allargare la spira verso l'esterno. Si può verificare che le quattro forze effettivamente sono messe come disegnato qui, sempre applicando la regola della mano destra numero 2 per ciascun lato della spira, cioè mettendo il pollice sulla corrente. Per esempio, ecco, facciamo il caso del lato BC, il pollice va messo lungo il verso della corrente BC, l'indice va messo in basso dove va il campo B, e il medio indicherà una forza verso l'esterno. Ripetendo questa costruzione con le tre dita per ogni lato della spira, vengono fuori le quattro forze uguali e orientate tutte verso l'esterno della spira.